Allora siamo con il presidente Roberto D'Ottavio. Presidente, una vittoria dell'Italia, una bella vittoria, una vittoria anche della pallanuoto e dell'organizzazione della SNSC. Ringrazio tutti, i collaboratori, la sicurezza, i nostri collaboratori che operano qui tutti i giorni. Ringrazio Enel e Privilegi che ci consentono di organizzare queste cose ai massimi livelli. Ringrazio anche l'amministrazione comunale perché è un grandissimo e si sente sacrificio dopo 20 giorni di lavoro. La partita dura 1 ora e 10. Ecco, dietro qui c'è un mese di lavoro e un impianto stupendo. Grazie anche a voi. È stata un'organizzazione perfetta, anche veloce e scorrevole se vogliamo, con le premiazioni nel prima, in mezzo alla partita, tutto molto bello, anche un pubblico molto bello, forse anche più di quanto leggermente, più di quanto ci si aspettava e meglio ancora della scorsa edizione. Beh, come mi ha detto prima Lonzi e presidente Barelli, oggi c'era qualcosa di più, ma ovviamente i parametri FINA sono cresciuti rispetto a un anno fa. Noi abbiamo dato tante idee a FINA e FINA le ha autorizzate, tipo i bambini, che adesso le scuole sono diventate uno standard, ma abbiamo dovuto lavorare molto di più sulla sicurezza e sullo standard comunicativo. Questo ci è costato molto, però oggi questo è uno stadio omologato FINA, per cui per ospitare gare di Coppa del Mondo devono comunque esserci di standard. Beh, noi oggi siamo nel panorama nazionale fra i primi 3 stati in Italia, come mi ha detto Narduzzi, responsabile pallanuoto. Tutto questo ovviamente ne gioverà anche la SNC come società e ovviamente anche secondo lei come può ripercuotersi questo in termini anche di risultati e di passione verso questo sport? Ma innanzitutto noi dobbiamo spingere i giovani a non fare solo calcio ma a fare anche pallanuoto. Perché? Perché comunque è vero che è uno sport diciamo diverso dal calcio come pressione, come agonismo, come spirito sportivo, e non si guadagna come il calcio se uno dovesse diventare un campione, però è uno sport che aiuta il corpo in tutte le sue manifestazioni ed è un bellissimo sport, credetemi. Allora complimenti al presidente D'Ottavio, complimenti all'SNC e complimenti anche agli azzurri, al Settebello. Complimenti agli azzurri, complimenti al pubblico e anche complimenti alla stampa che ci sta seguendo, grazie. Con il tecnico del Settebello Sandro Campagna, allora un'Italia vincente, aveva detto alla vigilia che serviva comunque questa vittoria. Le vittorie servono sempre, però serve anche lucidità nell'analizzarle, sia nel bene che nel male. Devo dire che abbiamo fatto delle cose positive ma anche altre un po' meno positive, per cui dobbiamo cercare di migliorare per cercare di raggiungere un livello di gioco accettabile per marzo, quando incontreremo la l'Ungheria. Intanto dovremo andare a vincere in Russia la prossima sabato, il prossimo sabato non sarà facile perché la Russia è una squadra in notevole crescita. Ho sentito in alcuni frangenti chiedeva più movimento ai suoi. Sì, noi siamo una squadra abbastanza leggera, quindi dobbiamo contro queste squadre molto pesanti fare del movimento e creare delle alternative di gioco che non siano quelle esclusive al centro boa. Ci sono stati tanti innesti anche di giovani, se vogliamo, fra virgolette, era una squadra un po' sperimentale questa. È rimasto soddisfatto dagli innesti? Sì. Dobbiamo cercare di allargare la rosa, cercare di far confluire tanti più giovani all'interno della prima squadra, la squadra nazionale, proprio per garantire il presente e soprattutto il futuro del Settebello. Quanto è difficile inserire nuovi appunto innesti all'interno di un roster che è campione del mondo, insomma, che ha fatto quello che ha fatto alle Olimpiadi? Non è facile assolutamente, però piano piano bisogna programmare, perché ormai nello sport si programma al centesimo secondo e quindi dobbiamo stare attenti e capire in prospettiva futura quali sono i giovani che possono dare una mano al Settebello. Per quanto riguarda, io partirei innanzitutto dal pubblico, la cosa più evidente, più eclatante sotto gli occhi di tutti. Straordinario, Civitavecchia, la risposta, l'organizzazione, la partecipazione del pubblico, e mi auguro che anche noi abbiamo dato qualcosa al territorio, incontrando le scuole, incontrando tecnici. Domani ci sarà un amichevole anche con il Civitavecchia, con i ragazzi più giovani, quindi diamo l'opportunità a crescere anche alla realtà locale. Chiudo con una domanda doverosa, ossia l'organizzazione di una società come la SNC che a quanto pare a primo acchito è sembrata perfetta. Volevo ovviamente anche un suo commento.
faccio i complimenti pubblici al presidente D'Ottavio, perché veramente siamo rimasti emozionati e commossi dell'accoglienza di Civitavecchia.